È una malattia di cui si conosce poco e che in pochi conoscono. Spesso infatti non viene proprio diagnosticata e quindi non viene curata. La sindrome di Gillet de Tourette è una patologia che comincia a comparire sin da quando si è piccoli, in particolare tra i 5 e i 7 anni, ed è spesso provocata da una condizione interna di stress vissuto da piccoli. Nella maggior parte dei casi la malattia viene associata solo alla presenza dei tic, ma non è così. Il TIC è una patologia neuropsichiatrica, è una patologia medica, è un disturbo di carattere medico e come tale va affrontato. È chiaro che poi determina comunque delle conseguenze di natura psicologica, delle conseguenze di natura anche psichiatrica, e quelle vanno affrontate insieme. Il bambino non va lasciato solo e soprattutto non va lasciato solo con i farmaci, va gestito nel complesso, nella sua interezza. Quando e se servono le terapie farmacologiche saranno usate le terapie farmacologiche, quando, se e come servono le terapie psicologiche saranno usate quelle psicologiche. L'importante è convincersi che il problema è un problema organico, neurologico, non è un problema, virgolette, solo o esclusivamente psicologico. Utile ad approfondire la materia il convegno organizzato al Policlinico di Bari nel reparto di anatomia patologica. Un'occasione per fare il punto sulla sindrome, per capire anche come uscirne. Come è accaduto ad un ragazzo di Corato, Gianluca Vernice, che ha deciso di raccontare e di testimoniare la sua esperienza, oggi diventata anche un cortometraggio di 7 minuti, curato dal regista Michele De Candia. Si vive di sopportazione, di carico, una spada di Damocle, perché quando le voci dicono fai questo, la porta, perché devi avere fortuna, poi di quella frase, quell'amico, bisogna cercare di equilibrare tutte queste emozioni con la mia vita, no? Col percorso della mia vita che spero vada avanti.